una terrazza su Roma scelta per presentare, dottoressa Freno, presidente di Italide, un tema fortissimo, quello del femminicidio, un tema molto dibattuto e discusso in televisione, attraverso i giornali e anche attraverso le fiction. Come mai avete deciso di puntare su Arcangelo Badolati? Tranne le iniziative che l'Istituto Europeo di Cultura Politica Italia ha messo in campo per la giornata nazionale della legalità, che è stata fissata proprio in data odierna, abbiamo proprio pensato di presentare come proposta libraria quella di Arcangelo Badolati, questo giornalista della Gazzetta del Sud, proprio perché è un libro che è di fatto un inno alla donna, pur raccontando la storia di tante donne vittime ed oggetto di soprusi, di arroganze, di persecuzioni, di sopraffazioni. In verità ha un messaggio finale molto bello e abbiamo assunto proprio come il tema dominante l'auspicio a che insomma siano sempre minori i fenomeni criminali e aumenti la coscientizzazione sul valore di una coscienza di genere, che è una coscienza di reciprocità e non di subalternità o addirittura di schiavitù, come in molti casi avviene. L'Italia è sempre in prima linea ad affrontare, come diciamo con l'iniziativa di quest'oggi, i valori della legalità e della cultura come coordinate e come punti di forza di un modo di essere cittadini italiani. E l'ha scelto proprio questa stupenda cornice proprio perché il monumento, l'altare della patria, è uno dei simboli tanti più significativi, quali l'inno di Mameli, proprio il tricolore, l'indizione della festa della Repubblica, la data del 2 giugno, rappresenta e richiama il valore dell'unità nazionale che molto spesso è vilipesa. Ritengo che sia necessario intensificare un'azione che anche da oggi si è estrinsecata proprio nel rispetto e nella valorizzazione di quella cultura del genere come una cultura d'amore, tant'è che l'autore, ed è qui, sarà anche qui il motivo per cui è stata scelta questa proposta editoriale, ha voluto, attraverso la considerazione del ruolo della donna, compiere un gesto di riconoscimento al grande dono di vita, al grande dono d'amore di cui la donna è anche portatrice, accanto ad una coscienza e ad una sensibilità che spesso nella vita professionale sono il punto di forza per la realizzazione di una società completa. Un messaggio semplice, ma un messaggio all'interno del quale ci siamo ritrovati. Siamo sicuri, dottoressa Freno, conoscendola e conoscendo la sua intraprendenza, che ovviamente lei non si fermerà a questo appuntamento, quindi credo che farà di questa battaglia un pochino la sua bandiera. Quanto è importante fissare l'attenzione e poi portarla sempre attenta avanti rispetto ai videoascoltatori, rispetto alle coscienze? Cosa si può fare per i giovanissimi per sensibilizzarli verso questo argomento di difendere l'amore? Intanto cominciando un percorso di educazione proprio dai primi passi della vita giovanile, dalle scuole dell'obbligo, cercando di inserire quei messaggi che sono messaggi basati sulla considerazione che la cultura non è un universo per pochi o non è soltanto una questione opzionale, ma che la cultura è innanzitutto una pratica di vita che è basata sul rispetto delle regole, sull'attenzione nei confronti degli altri e sui criteri di solidarietà e di sussidiarietà all'interno dei quali poi vive e si rafforza il sentimento d'amore. Ed è stata molto bella anche questa sera la citazione fatta della considerazione platoniana del concetto d'amore. L'amore come desiderio di un bene supremo che coincide con l'infinito, con il sublime, quindi in una visione etica ed estetica si racchiude i significati di ciò che rappresenta il sentimento più forte, che va forse riscoperto in una società che talvolta tende a farsi sopraffare dal cinismo, dalla cultura del sopruso. Bisogna invece far riemergere i valori della solidarietà, i valori della vicinanza e della prossimità. L'amore è un sentimento che si in fondo estrinseca anche attraverso differenti direttrici, ma che comunque è l'unico che realizza proprio una storia universale compiuta. E su questo, dottoressa, chiudiamo con quest'ultimo punto. Lei mi ha veramente servito proprio l'incipit della prossima domanda. Stasera abbiamo parlato di genere femminile, ma la differenza di genere, e lei lo ha già accennato nella sua precedente risposta, può riguardare i bambini, gli anziani, le minoranze etniche e religiose. In questo senso Italide da sempre si è fatta portatrice di valori sani proprio a difesa di queste minoranze. Italide è assolutamente a difesa delle differenze, ed è protesa all'abolizione invece dell'indifferenza, perché le differenze completano, realizzano una cultura plurale
all'interno proprio della quale ci ritroviamo. Non ha senso creare la cultura dell'ostruzionismo e della barricata, bisogna invece creare una cultura proprio di condivisione, una cultura davvero di solidarietà reale praticata nella vita quotidiana. Per cui il tema delle differenze è un tema che va purtroppo oggi messo all'ordine del giorno, perché sono sempre più forti gli atteggiamenti discriminatori che vanno rimossi, a partire proprio, come dicevamo prima, dall'educazione scolastica, che deve respingere ogni insorgere di fenomeni di bullismo. Assistiamo ad episodi negativi, da questi però vogliamo trarre quella lezione che, come dire, si proietti in un universo futuro che sia caratterizzato da maggiori gesti di amicizia. Proprio nei giorni scorsi abbiamo celebrato alla Camera dei Deputati, con la presidenza del premio Oliva Tempesta, la giornata internazionale della bontà, ed abbiamo assunto il valore della bontà come uno dei valori fondanti anche della società odierna, fondanti la storia, fondanti il percorso dell'umanità, che va però ripreso e riattualizzato come un bene da difendere ed un valore da coltivare. Italia in prima linea, questa sera, nell'incanto, nella seduzione, nella magia che questa terrazza ha offerto a tutti i nostri graditissimi ospiti, che dal Presidente della Corte di Cassazione, a tutta una serie di personalità, professionalità che sono giunte anche con eccellenti rappresentanze anche del mondo del cinema e del teatro, hanno dimostrato come una cultura plurale sia la cultura davvero unica e completa, quella che Italia persegue con particolare ardore ed interesse. E la sua personale capacità, dottoressa, di mettere insieme coscienze diverse e generi differenti. Grazie. Grazie a lei.